Ciao ragazzi, buongiorno e bentornati sul nostro canale Italian Family Overland. Giornata di lavori, non finiscono mai sti lavori. Ho ricevuto un messaggio dove uno mi dice spero che il canale non diventi solo di lavori perché come altri canali lo fate come visualizzazioni. Non capisco la gente quando fa sti ragionamenti. Se io faccio vedere dei lavori sul nostro canale è perché stiamo facendo dei lavori. Non hanno ancora capito il mood e il senso del nostro canale. Il nostro canale non è altro che un raccontare la vita di tutti i giorni. È come un grande fratello, stop. Grande fratello non è che organizzavano, almeno spero che non lo facevano, non è che organizzavano la giornata in base a un copione. No, per noi è così. Per noi ci saranno settimane, mesi, magari anche un anno intero di riprese bellissime, come magari può capitare una settimana o un mese di lavori, perché adesso stiamo lavorando sulla macchina. Vabbè, detto questo ragazzi, oggi giornata importante perché quando lavoriamo sulla macchina o sul carrello sono sempre giornate importanti perché vuol dire che andiamo a migliorare o a sistemare qualcosa. In questo caso andiamo a migliorare quello che è l'impianto idraulico e ora vi faccio vedere. Prima di cominciare però ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella in modo che ogni volta che pubblichiamo un video nuovo vi arriva la notifica. Nel frattempo vi faccio salutare l'Asciura Moira. Ciao. Buongiorno. L'Asciura Maxi che relax e la Mila che dorme ancora in tenda. Detto questo, vi faccio vedere un po' di cosette. Allora, la nostra camperizzazione è al 90%. Cosa vuol dire? Che se vi andate a vedere il video che adesso scenderanno qui in tendina, vedrete i lavori che abbiamo fatto. Abbiamo stravolto quella che è la camperizzazione interna di Pachi. Perché? Perché abbiamo creato prima di tutto una panca, come potete vedere, una seduta, e abbiamo rifatto l'impianto elettrico dall'A alla Z. E ora andiamo a completare la camperizzazione con l'impianto idraulico. L'impianto idraulico noi fino ad oggi abbiamo sempre avuto 50 litri di acqua, acque chiare parliamo, 50 litri d'acqua più altri 40 litri, 38-40 litri del tubo nero che vedete sulla parte destra della nostra macchina. Cosa succede però? Che 50 e 40, 90 litri non sono tantissimi, cioè nel senso non sono pochi perché comunque va da un 8 giorni, 9 giorni riusciamo a farli in libera. Il problema è che non dico che siamo spesso a caricare l'acqua ma poco ci manca. E allora uno dei crucci, uno dei pensieri che ho sempre avuto è quello di aggiungere litri e litri. Prima abbiamo pensato una tanica da 100 litri, poi due da 50, poi due da 40, non siamo riusciti a trovarle. L'unica che siamo riusciti a trovare, che è un po' che adocchiavo, era questa tanica da 70 litri della Fiamma, che andrà posizionata, adesso qui vabbè, spostiamo tutto e la posizioniamo lì. Quindi, nel video di oggi abbiamo due lavori importanti da fare. Il primo in assoluto è quello di installare la tanica dell'acqua, fare i collegamenti. Questa tanica e quella nuova verranno collegate in serie. Cosa vuol dire? Questa ci sarà un tubo che esce dalla tanica nuova con una T, in questo caso io le ho prese, eccole qui. E poi da questo lato scenderà la tanica nuova, da questo qui arriva quella vecchia e da qui ci sarà l'aspirazione che va dentro là, la pompa. Abbiamo preso anche un filtro da 50 micron per filtrare l'acqua. Fino ad oggi non abbiamo mai avuto un filtro, non si è mai creato il problema, però visto che dobbiamo rifare l'impianto idraulico ho detto vabbè aggiungiamolo. Il problema è che ci siamo accorti che abbiamo preso un filtro che non ha i raccordi da un pollice a mezzo pollice. Amen, per adesso traccerò la linea, collegherò tutto in modo che possiamo vivere e avere l'acqua. Appena ci fermiamo in un Leroy Merlin o comunque in un brico, compro i raccordi da un pollice a mezzo pollice e non faccio altro che tagliare il tubo e infilarlo. Vedrò già dove posizionarlo in modo che almeno abbiamo le idee chiare. E niente, dobbiamo svuotare la macchina, più che altro questa parte qua, e installare tutto. Una volta che abbiamo fatto tutti i collegamenti, se avanza tempo, abbiamo voglia e non ci sono stati imprevisti, andiamo ad installare anche il mitico avvolgitubo da 15 metri. Sul retro, ora ve lo faccio vedere per quelli magari nuovi. Quelli nuovi, mi raccomando, andate a vedervi i primi video, così almeno capite chi siamo, cosa facevamo, cosa facciamo ora. Allora, per l'acqua abbiamo questo tubo fisso, che però si incasta, si rompe le balle, quando dobbiamo chiuderlo non sappiamo mai dove metterlo. E allora ho detto facciamo le cose fatte bene, prendiamo un avvolgitubo automatico che lo installeremo lì dietro dove ormai c'è spazio, e così almeno possiamo prima di tutto
riporlo nel modo corretto. Ma poi spesso ci capita che dobbiamo farci la doccia. Di qua c'è gente, perché magari noi spesso la doccia la facciamo in nature, ragazzi, perché magari siamo in un posto dove non c'è nessuno. Però a volte capita, come in questo caso, che l'unico punto dove arriva la gente è questo lato, allora io mi faccio la doccia da quell'altro. Col tubo non ci arrivo, dovevo mettere un raccordo. Con l'avvolgitubo io lo tiro fino a 15 metri, arriva, lo tiro da questo lato e mi faccio tranquillamente la doccia. Devo pulire un qualcosa, cioè comunque vada, abbiamo più metri dove portarci il tubo. La cosa poi che nessuno ci ha mai pensato, io giustamente ho detto, beh, è anche un valore aggiunto, è che sono litri di acqua in più che ci portiamo, perché io adesso poi farò i calcoli di quant'acqua ci sta in 15 metri, così ve lo farò sapere alla fine, e tutta acqua che vi portate in più, perché comunque vada all'interno della serpentina rimane dell'acqua, quindi tanta roba. Dai, cominciamo, andiamo per gradi, facciamo i lavori con calma, ma fatti bene. In modo che in teoria per questa sera almeno abbiamo chiuso e archiviato anche il discorso impianto idraulico e rimarrà poi solo da collegare il filtro. Va bene. Al lavoro! Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, ora ve lo faccio vedere, a parte svuotare l'impianto, e quello lo abbiamo già fatto. La seconda cosa, dai, chiamiamola così, la seconda cosa da fare. Una volta che avete stabilito in che posizione dovete metterlo, perché questa tannica potete metterla sia in orizzontale che in verticale, noi la metteremo in orizzontale, dovete fare i fori da dove pescate l'acqua. Ad esempio, questa tannica ha un foro sotto, un foro sopra nel caso doveste girarla, o hanno anche, per esempio, questi buchi qua che servono per il carico dell'acqua per i camper, perché magari alcuni la installano, non so, sotto il camper o sopra il camper e hanno il tubo diretto esterno al mezzo, quindi non dovete aprire questa tanica, diciamo, questo tappo per caricare, ma alzate il coperchio e caricate direttamente. Nel nostro caso avremo un solo buco qui da 22, perché loro, quelli della fiamma, ti mandano questo raccordo che fondamentalmente lo inserite e arriva a pescare tutta l'acqua. Allora, diciamo, fuori da 22, però io ho una punta da 22, non ce l'ho, però il nostro mitico drill che arriva fino a 20, quindi mi sa che dovremmo utilizzare le famose tazze. Se mi ricordo dove le ho messe di là. Prendiamo le tazze e buchiamo l'amico Fritz. Momento catartico, non si torna più indietro. Quindi, allora, non abbiamo, bisogna fare il foro 21 mm 22. Noi però abbiamo questa che è massimo di 20 e la tazza che è 25. Allora, giustamente l'amore mi dice, facciamolo più piccolo, di 1 mm, piuttosto stiamo lì a limare in un modo o nell'altro, cosa ce lo infiliamo. Se lo fai più grande, galea un problema. Allora, facciamo questo forellino. Ma che è, burro? Allora, prendiamo l'amico Fritz. Questo qui praticamente deve andare dall'interno, però vediamo prima se ci passa. Ok, come volevasi dimostrare, non ci passa l'amico Fritz. Però adesso staremo lì a limarlo per forza. Staremo lì a limarlo un po' alla volta, un po' alla volta, sì, perché così non entra. Allora, questo qui praticamente va dall'interno. Va dall'interno così. E dobbiamo allargare un velino il foro. Lo faremo direttamente con questo. Un po' alla volta, un po' alla volta. Bravo, Perfetto. A posto. Questo lo infiliamo dall'interno. Dentro rimane perfettamente sotto, quindi peschiamo tutto. Prima di inserire questo, dobbiamo inserire la guarnizione all'interno. La schiacciamo bene, ok. Poi infiliamo dentro. Decidiamo ora quale dei due innesti prendere, perché loro ce ne danno due. Uno a 90 gradi, che sale o scende, o l'altro dritto. Ora posiziono la tanica e cerco di capire quale dei due è meglio per me, e poi dopo vediamo. Allora, useremo questo qui con la L. Così sostanzialmente scendiamo qua giù,
con questo facciamo questo tragitto, qui mettiamo la T e andiamo direttamente al carico. La tanica verrà a circa 2 cm dal frigorifero, vi vengono fornite poi anche i tiranti, per in questo caso lo applicheremo direttamente sulla cassa di legno, sulla tavola di legno, e così almeno la fissiamo. Sì, è molto semplice da fare come sistema. Allora, abbiamo già inserito il touch, diamogli, dovete tenere fermo il raccordo dentro e dargli una vitata, non troppo perché comunque ragazzi è sempre plastica, eh? Ok, perfetto. Allora, sostanzialmente collegando questa a monte c'è quella nera che già abbiamo, che è più alta di questa qua, la collegheremo in serie con quest'altra. Questa rimarrà sempre chiusa, noi il carico dell'acqua lo faremo sempre solo dalla tanica nera, in modo che comunque vada si riempirà per prima questa, una volta che questa è piena comincerà a riempirsi quella lì nera. Idem quando aspiriamo, aspireremo da questo lato, quindi teoricamente, anzi non teoricamente, praticamente l'acqua prima viene aspirata da questa blu e poi dopo finisce su quella nera. Allora, questo l'abbiamo fatto, questo l'abbiamo fatto. Consiglio che vi do, tutte le operazioni che fate, a meno che ovviamente non state inserendo il raccordo sotto, chiudete il tappo, in modo che almeno evitate che vi entra sporcizia e robe varie. Mi girano molto ma molto le palle di non avere il raccordo per il filtro perché l'avevo già installato, però amen. Come ho detto prima, tirerò la linea, adesso prendo bene le misure dove mettere il filtro e poi quando prenderò i raccordi non farò altro che tagliare e infilarcelo dentro. Ora, nelle istruzioni qui non dice di mettere il teflon su questo raccordo, io però un giro di teflon glielo farei, ce l'ho e quindi è giusto che secondo me glielo mettiamo. Allora, facciamoci un bel giro di teflon. Sì, le istruzioni che trovate ragazzi sono veramente, dire minimal è un eufemismo. Magari un consiglio che posso dare alla fiamma è di fare una delle istruzioni un po' più, diciamo, dettagliate. Facciamo 4-5 giri, poi prendiamo il nostro raccordo. Anche qui il filetto, prima ho controllato, non è proprio perfetto, perfetto. Però vabbè, è plastica, quindi sicuramente... Ok... C'è il bullone qua. Vabbè, proprio se una volta che... Sì, volta boh, che con tirato, l'acqua non si muove anche più, eh. Allora, ecco qui. Quindi, da qui, scendiamo, passeremo qua sotto. Qui sotto mettiamo la T, qui facciamo arrivare il tubo. E dopo proseguiamo e andiamo da questo lato, così almeno non rimane nulla a rompere i maroni. Questo è ben fissato, io direi prima di farci i collegamenti fissiamoci già la tanica, in modo che almeno la tanica la posizioniamo definitivamente e non si muove. Qui dobbiamo tenere del margine, ok, e niente, mettiamoci al lavoro. Ok, uno. E uno, due. Allora. Ok. Siamo riusciti a fare i fori dietro, li abbiamo già anche puntati, adesso mettiamo anche questi davanti, ok, perfetto, quindi perfetto, possiamo avvitarli. Questo qui lasciamola un po' più alta da questo lato perché di qua sotto ci passa le gatte, magari gli mettiamo un pezzo di gomma giusto da evitare che si facciano male. Altro consiglio che potrei dare alla fiamma, prendetelo sempre come un consiglio ragazzi, dadi autobloccanti, mi raccomando, sono dadi normali, cioè fate il kit
almeno fatelo bene, perché questi qui con le vibrazioni si allenteranno. Io ora così piccoli da 8 mm non ne ho, appena avrò l'occasione le compro e sostituisco questi con quelli autobloccanti. Questo, ragazzi miei, non va più da nessuna parte. Qui ovviamente adesso devo capire cos'è che non tiene, ma penso che non tenga più la barra filettata con la vite. Adesso magari non tiene più la barra filettata, quindi questa eventualmente adesso vediamo di capire cos'è che è che non va. Tanica l'abbiamo fissata. Un'altra delle cose che andrò a mettere, perché mentre questa tanica qua, per chi è interessato, è della Front Runner, costa una follia. Questa l'abbiamo pagata 160 euro, 50 litri, però materiale di questa è un'altra cosa. Ti forniscono un rubinetto e viti in acciaio inossidabile. Questa non è che costa poco, perché comunque vale, è venuta a 119 euro presa su Amazon. Io comunque vi metto il link in descrizione nel caso voleste prenderla. È un'ottima tanica, su quello non si discute, però su quelle piccolezze. Su questa linea metteremo anche un rubinetto, perché su questa c'è, su quello lì no. Mettiamo caso che io devo lavorare su questa o su questa tanica, ho comunque l'opportunità di chiudere. Ora, noi queste qui le metteremo in serie, ma io farò comunque di qui un passaggio diretto alla pompa. Perché? Perché se devo lavorare su questa pompa, cioè su questa tanica, posso escluderla e lavorare solo con questa, e anche viceversa. Se io invece le mettessi soltanto in serie, senza un rubinetto, senza una terza linea, diciamo, tra le due, se devo lavorare su questa, devo per forza staccare tutto l'impianto. Invece così almeno metterò una T qua e poi un rubinettino qua sopra. Allora, ci stiamo preparando tutti quanti i raccordi, quindi questo verrà così, ok, possiamo tagliarlo anche di più, quindi diciamo anche ok. Ok, possiamo tagliarlo anche di più. Poi le soluzioni potevano essere tantissime, far passare sotto il tubo sotto e via dicendo. Io però dico sempre, sinceramente preferisco, nella nostra situazione che facciamo tanto fuori strada, avere questi raccordi tubi a vista. Perché se è sotto e c'è una perdita, un taglio, un qualcosa, io non lo vedo. Cioè lo vedo, me ne accorgo quando magari è tutto allagato. Se io invece ce l'ho qui a vista, una perdita la vedo subito, e quindi preferisco averli qui a vista. Allora, sto facendo i collegamenti. Abbiamo già capito dove far andare il tubo, quindi questo si collega a questo, questo si collega a questo, questo scenderà sotto, andrà dove era collegato già prima, il filtro lo posizioneremo in quell'angolo lì. Quando prenderemo i raccordi non faremo altro che, questa qui è l'uscita praticamente dalla pompa, questo tubo arancione andrà nell'ingresso e poi da dietro andrà fuori e si collegherà al tubo che va dietro il carrello, in modo che almeno avremo montato anche il filtro. Non l'abbiamo mai installato, non abbiamo mai avuto problemi, eppure abbiamo caricato acqua un po' ovunque. Però è anche vero che ormai stiamo lavorando sull'impianto, mettiamole buonanotte. Adesso qua ci inseriamo il... ok, il rubinetto che vi dicevo prima, in modo che almeno posso escludere questa tanica e far andare solo questa, o viceversa. Allora, ovvio che in corso d'opera ci siamo accorti di una cosa. Le gatte qua sotto vanno a nascondersi, si rilassano, dormono, perché qua sotto è anche più caldo, perché il frigo butta aria calda, quindi nelle notti calde si infilano qua sotto. Allora io ho pensato una cosa. Piuttosto che far passare il raccordo qui, che gli vado a rompere le scatole e loro si nascondono, piuttosto cambiamo e facciamo un tubo diretto fino da questo lato, in modo che i raccordi li facciamo tutti da questo lato qui e non gli diamo fastidio a loro. Qui rimane libero, rimane anche un tubo più dritto, in modo che almeno siamo più tranquilli, ci sono meno raccordi, e i raccordi li mettiamo da qui in poi, in modo che qua glielo lasciamo libero. Lo stiamo facendo, ovviamente c'è un minimo di progetto dietro, però una volta che lo state montando visivamente vi rendete conto di cosa funziona e cosa non funziona. Secondo me è molto meglio tirare una linea dall'altra parte.
Ok. E con questo qui usciamo da qua e andiamo direttamente nel contalitri. Quindi con questo, chiudiamo il circuito. Abbiamo collegato tannica 1, tannica 2 al contalitri. Contalitri entra nella pompa, pompa esce, per ora esce e va diretto al carrello. Quando avremo i raccordi, esce dalla pompa, entra nel filtro, esce dal filtro e va dietro, così almeno. E anche qui il genio di mia moglie ci viene in aiuto. Stavamo pensando dove metterlo, dove non metterlo, dobbiamo fare i buchi, controdadi, guarnizioni. No, no, guardate che bello. Praticamente lo ancoreremo qui, addirittura ragazzi, minima spesa, massima resa. Abbiamo delle fascette elettricista enormi, ci mettiamo 4-5 di quelle. Qui addirittura appoggia saldamente al pavimento. Vedremo di procurare della spugna, qualcosa per ovviamente far attutire il colpo, però più rimane rigido meglio è. Perché tanto quello che ruota è all'interno il meccanismo, esternamente rimane fisso. Questo qui lo faremo passare il tubo, lo facciamo passare qua dietro e si ancorerà qua. Più semplice di così, ragazzi, si muore. Incredibile. Spettacolo. Dai, al lavoro. Abbiamo spostato sostanzialmente il tubo dell'acqua che era dall'altro lato, da questo lato che è questo. Metteremo comunque tra questo e l'avvolgitubo automatico, metteremo sempre comunque dei raccordi a sgancio rapido. Perché? Perché puta caso, mettiamo caso che si rompe qualcosa, non funziona più sto coso qui, io devo comunque avere la possibilità di staccarlo al volo e attaccarlo a un tubo volante. Con l'attacco rapido, comunque sono attacchi della Klaber, quindi comunque vada prodotto professionale. Fino adesso l'abbiamo usato, non ha mai avuto una perdita, non si è mai staccato nulla, quindi continueremo ad utilizzarli. I due marchi che mi sento sinceramente di utilizzare sono Klaber e Gardenia. Il resto, boh, lasciano un po' il tempo che trovano. Attacco rapido, e da questo lato ci avremo Ceruzzo Beduzzo. Questo qui lo leghiamo da questo lato e il raccordo lo mettiamo praticamente qui. Mi raccomando, questi qui stringeteli bene, ragazzi. Questo è questo. Questo lo fissiamo qua. Ok. Per essere ancora più sicuri che non si sgancia, non vuole che la pressione, ci mettiamo un mitico nastro telato a rete. Vi dico veramente, ragazzi, questo nastro è veramente un portento, quindi il mio consiglio è prendetelo, ragazzi, perché veramente fissa qualsiasi cosa. Fissa qualsiasi cosa, è indistruttibile. Non è il nastro americano, attenzione, questo è proprio un nastro con una rete all'interno, ha una presa allucinante. E gli facciamo una bella girata. Anche qui ha retto praticamente un anno. Adesso qui c'è il discorso che dicevo io per regolarci questa pallina. Questa pallina è il fermo che va praticamente a incastrarsi, a far sì che il tubo non vada all'interno più di quello che noi non vogliamo. C'è da capire con la Moira se lei vogliamo lasciare un metro e mezzo in fuori e quindi troviamo un modo di dove posizionarlo, o questo con la pistola lo lasciamo qua a filo. Quello però devi deciderlo tu e quindi tutte le volte te lo devi tirare. Allora, la Moira ha deciso di tenersi un paio di metri in fuori. Quindi diciamo il nostro sistema non cambierà, abbiamo regolato il tubo in modo che non tocca per terra, perché giustamente gli ho detto se noi lasciamo un metro e mezzo, due fuori, il meccanismo praticamente, perché il meccanismo, io proprio mi sono documentato su questi avvolgitubi automatici e ripeto, anche quelli di qualità da 150-200 euro, comunque vada, prima o poi il meccanismo si rompe. È che se noi tutte le volte, anche solo per riempire, non so, il caffè, la macchinetta del caffè, devi tirare tutte le volte, il meccanismo lavora sempre, sempre, tutti i giorni, 365 giorni all'anno. Se tu invece ti lasci un metro e mezzo in fuori, cosa succede? Che tu hai il metro e mezzo, quindi comunque puoi fare le cose vicino alla cucina, le puoi fare senza problemi. Quando hai bisogno realmente di allontanarti dalla macchina o di allungare il tubo, allora ti usi il meccanismo. Adesso stiamo regolando questa pallina che vedete, questa pallina qua la regoleremo vicino al meccanismo di ritiro. Allora, sostanzialmente non è altro che una palla tagliata a metà che stringe il tubo. Non facciamo altro che svitare
aprire la palla e installarla a monte. Allora, eccola qui. Allora, facciamo una prova. Quindi nella normalità avremo praticamente il tubo come prima, ok? Quando vogliamo più corda, ci diamo una bella lavata. Quando lo vogliamo richiudere, tiriamo un pelino, lo accompagniamo, mi raccomando. Tac, perfetto. Sei contenta, Sura Moira? Finalmente. Sura Moira, sei contenta? Piano piano, ragazzi, le cose si fanno piano piano. È per quello che io dico sempre, le camperizzazioni non andrebbero fatte subito di botto, pronti via, perché buttate via soldi. La camperizzazione cresce insieme al vostro viaggio. Ed è quello che è accaduto a noi e che sta accadendo a noi. Piano piano col viaggio ti rendi conto cosa è importante, cosa non è importante. Cosa è importante può essere migliorato, perché l'acqua dietro per noi ovviamente è fondamentale, però questo sistema ci permette veramente che, ripeto, se voglio farmi la doccia, non voglio sporcare qui perché magari qui ci sta cucinando lei, mi porto il tubo lì a 10-15 metri, perché questo arriva fino a 15 metri, e mi faccio tranquillamente la mia doccia. Rimane più sistemato, più in ordine. Adesso quando diamo una pulita vediamo di fissarlo da qualche parte. Ora prova del 9, apriamo l'impianto, vediamo se ci sono perdite o robe varie e controlliamo il tutto. Ora vi faccio vedere una cosa, l'impianto adesso è chiuso sia il rubinetto della tanica nera che il rubinetto della tanica blu, che addirittura la pompa è staccata. Ora vi faccio vedere soltanto, aprendo la tanica nera, cosa succede? L'acqua andrà sostanzialmente a riempire la tanica blu, fino ovviamente al livello uguale. E ora ve lo faccio vedere perché apro il tappo rosso e ve lo faccio vedere. Allora... questo è perfetto, questo è perfetto. Ora non facciamo altro che prima di tutto aprire il rubinetto qui sotto. È un po' duro. Ok, ora l'acqua defluisce, si sta riempiendo. Eccola qua. Vedete? Piano piano sta riempiendo tutto. Non so se riuscite a vedere con la luce, adesso magari vi faccio un po' di luce. Però dovreste già vederlo. No, si vede. Vedete? L'acqua adesso si sta riempiendo, quindi le due taniche comunicanti adesso qui dentro scenderà fino a quando questa e questa saranno allo stesso livello. Vedete? Adesso qui è aperto, qui è chiuso. Noi cosa facciamo adesso? Di qua si apre, di qua si chiude. Ok, perpendicolare. Ora non facciamo altro che noi aprire, accendere la pompa e vedrete che praticamente l'acqua adesso, vede? Ok, qui c'è una piccola perdita.